ciao ragazzi in questo video voglio insegnare i miei risultati con cloudways ultra high frequency se il mio italiano non è molto buono io ho un video all'inglese o al spagnolo qui possiamo vedere che io ho un 100 di risultati di page speed e io ho in mobile 81 io penso che questo è un risultato molto buono. Nel uh, passato io no, normalmente il risultato è di meno, di, di 70, di 60, ma quando io sono, uh, io ho scelto Cloudways, il mio risultato sono migliori. Qui possiamo vedere che anche in altre URL io ho scelto... E anche 99 eh, per il mobile. Noi sappiamo che anche per mobile è molto difficile questo numero, ma io ho, io ho adesso questo numero. Anche nel Pingdom Website Speedtest io ho eh, un load time di 2 secondi e 33. Anche, e anche, possiamo qui vedere, io ho in GTmetrix quasi tutto di questi URL's Uh, ci sono A, o qua, tutti sono A, e questo di, di qui io ho il 100 per 100 Anche di Page Load ci sono de, uh, meno di uno secondo. E solo questo io ho 5, 5 secondi, ma io volevo insegnare che questo è per perché io ho Anchor, si tu vuoi, se tu voi sapete che, que, che Anchor, Anchor è un per podcast, noi possiamo fare eh, podcast con Anchor, ma se noi abbiamo Anchor in, questo, in, no in nostro website, questo poi eh, fare il nostro website più lento. Anche io voglio insegnare il mio homepage. Nel mio homepage, page io performance un structure di 96 e 99 e anche io large contentful paint de vaso molto meno 600 quasi, quasi quasi 80 millisecondi qua nel performance possiamo vedere qui io ho molto buono risultati e qui nel waterfall possiamo vedere che io ho eh, 5 requests, eh, quasi 400 kilobytes. È un risultato molto buono. Per vedere che io ho Vulture High Frequency, io insegno il mio server. Io ho il 1 gigabyte e costa 3 eh, dollari. Si vos querés hacer un website más rápido, más veloce, nosotros podemos hacer el vertical scaling, pero nosotros tenemos tener otros, no en Los Ángeles, nosotros podemos tener uno en Frankfurt, eh, por ejemplo, yo pienso que para Italia es mucho mejor. C'è altre opzioni, ma tu puoi fare la scalazione a 2 GB, 4 GB e naturalmente costi, costa. Ma io insegno anche di o Elementor. Noi sappiamo che Elementor non è un muy, molto buono plugin per velocità, ma già possiamo vedere che. Questo non è, non è vero, possiamo vedere anche di io ho WPML, WP Rocket, un staticali. Queste due sono per la ottimizzazione di, di WordPress. Un, w, un WPML è un plugin che faccia lento il, il, il website. Io ho qui questo è il mio website, io la immagini. Io ho anche video, anche eh, più testo che faccia un po' eh, un po' poco uh, lento, ma questo possiamo vedere che io ho già buono risultati con Cloudways e eh, Pulitzer High Frequency, ma io voglio fare una raccomandazione. Io ho cercato aiuto qui in Fiverr per le core web vitals. Core web vitals eh, è l'ottimizzazione anche di, di page speed. Io ho uh, entrato in contatto con un freelancer, nel mio caso io ho contattato, io, eh, io ho scritto Remat, un Remat mi ha aiutato a, a ottenere questi risultati. Se tu vuoi anche questa aiuta, io lascio anche il link in la descrizione. Ma Core Web Vitals è un'opzione che noi debiamo, dobbiamo eh, migliorare in, in nostro website. So, io aspetto che il mio video uh, ti abbia aiutato. Se il mio italiano non è molto buono, io eh, dico otra vez, altra volta che Yo el vídeo en in inglés o español. Si tú hay comentario, por favor, escribi. Grazie mille per ver, per guardare este video.